Ma sta scherzando? Ma sta scherzando? Devi darla a me la precedenza. Se ero già... Ma se ero già dentro la rotonda! Ma... Video, lo vedi questa? C'ho il video che ero già dentro la rotonda! Scusate per l'interruzione del video, però vabbè, dovevo fare per forza dei chiarimenti perché me ne rendo conto anch'io che non si può capire molto bene quello che stava succedendo in questa parte. Ok, allora qui stavo arrivando da via Novara, era la sera e pioveva, come vedete non si vedeva molto bene. E praticamente c'era questa macchina qua che si è spostata da una corsia all'altra, no? E praticamente spostandosi da una corsia all'altra non ha messo la freccia. Vabbè, capita ragazzi, non è quello che vado a recriminare. Capita anche a me a volte di non mettere le frecce per spostarmi, scusate, purtroppo capita a tutti quanti questa cosa, per cui va bene. Quello che vado io a recriminare, che proprio è una cosa che mi dà fastidio, ma in una maniera che voi non avete un'idea, era che questo l'ha fatto perché non se ne è manco accorto che io esistevo. Perché era lì col telefonino in mano, con le cuffie. Non l'accetto questa cosa io. Perché uno col telefono non può guidare, non esiste questa cosa. Per cui, come vedete adesso, poi io mentre mi stavo fermando, cosa ho fatto? Non mi sono fermato subito sulla striscia bianca, non perché volevo andarmene a fanculo subito così, ma semplicemente perché ho detto, questo qua magari lì sul telefono non si accorge nemmeno che è rosso, mi tira sotto. Per cui ho cercato di spostarmi il più possibile, come vedete sono andato verso sinistra, però vabbè. Diciamo che secondo me, se quello lì non se ne fosse accorto che era rosso, comunque mi avrebbe tirato sotto anche in quella posizione. Per cui a sto punto io me ne sono tornato indietro e niente, gli ho parlato, sentitevi il dialogo. Col telefono in mano? Mi stavi prendendo? No, te ne sei reso conto che mi stavi prendendo? Questa la vedi? La vedi questa? Questa qui la vedi? Riprende, c'è il video che tu non sai guidare. Cioè, non so se è chiaro. Però, vabbè, cazzi tuoi. Dobbiamo fare un chiarimento. Praticamente cosa stava succedendo? Era domenica 13 dicembre. Stavo andando da una mia amica a pranzo, poi a fare delle foto. Praticamente esco di casa, c'avevo il guanto messo male, stavo già registrando, ho spento la GoPro, mi sono messo a posto il guanto e poi non l'ho più riaccesa. Cosa è successo? Io stavo arrivando in questo incrocio, che è un incrocio oramai famoso a Milano, perché purtroppo l'anno scorso c'è stato un incidente piuttosto brutto tra un camioncino della Lentezza Urbana e la 91, che ha portato purtroppo alla morte di una persona. Io stavo arrivando, era verde per me e praticamente questa persona ha deciso benissimo di fare comunque come se fosse verde per lui, per cui di girare a sinistra. Questo qua è passato, va bene. Io sono riuscito a fermarmi, cioè a rallentare, e mentre stavo rallentando, siccome ho visto che riuscivo comunque a fermarmi tranquillamente eccetera, ho acceso la GoPro perché mi sono ricordato che non stavo registrando. E niente, allora ho deciso di seguirlo tra virgolette e di dirgli qualcosa. Però vabbè, ragazzi, non sono uno che tira giù lo specchietto e inizia a prendere a calci le portiere. Vabbè. Come guidi? Come cazzo guidi? Me lo spieghi? Me lo spieghi? Come cazzo guidi? Me lo vuoi spiegare? Dio p***o. Io non lo so, non ho parole. Guardaci. No, vieni qua. Quando si può ci vediamo. Quando si può. No, il 3 è zona rossa. 2. No, è zona rossa. È zona rossa. Allora, io ho anche ragione. Io. Ciao Tatina. Ma come siamo?
No, sono qua. Ah, di casa tua, ok, no, pensavo alle mie, dicevo no. Ciao. Scrivili tra parentesi che è freddo. Ok, questa è l'ultima volta che interrompo il video. Praticamente, qui cosa succede? Stavo tornando sempre la sera di prima in cui sta piovendo dell'altro tizio. Praticamente, cosa succede? Questo qua con la Jeep era lì col finestrino abbassato. Sinistra sigaretta, destra telefono con le cuffiette. Scusate, ma io uno che guida non può fumare e stare al telefono. Specialmente adesso che c'è la norma che non si può più fumare all'aperto per il Covid. La norma che non si può più fumare alla guida, per cui è ancora peggio. Cioè, io veramente, ragazzi, non ho parole. Poi non si nota molto che con la sigaretta e il telefono, perché purtroppo la GoPro era bagnata. Però, vabbè. Niente, detto ciò, vi lascio al resto del video. Ciao. Io non ho parole, cioè, ma uno mentre guida. Non che mentre guida fuma e usa il telefono. Cioè, Dio, ho capito che è fermo al semaforo, però non penso che lì quando riparti metti via il telefono e butta via la sigaretta. Cioè, nel senso. Cosa è successo? Oh. No, Dio. Dio, vaffanculo, vaffanculo Magalli, vaffanculo come ogni settimana. Infarto di merda, che infarto di merda, che infarto di merda.